1 minute. Camera is on. 1 minuto. Questo è Houston, il centro di controllo. Thirty seconds. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, we are ready for the event. Station, this is ESA PAO here in the Vatican. How can you hear me? Jules, good morning. This is the space station. We have a little bit of echo. Can you try again, please? Stand by. Station, this is ESA PAO here in the Vatican. How can you hear me? Jules, ESA PAO in the Vatican, this is Space Station. We hear you loud and clear. Very good, thank you. I now hand over to Pope Francis. Good morning, you all. Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della Spedizione 52-53. Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa. Caro Dottor Nespoli, cari astronauti, penso che lì nella stazione spaziale le giornate scorrono in modo diverso, vero? Ringrazio voi e quanti hanno organizzato questo collegamento che mi dà la possibilità di incontrarvi e di rivolgervi alcune domande. Comincio subito con la prima domanda. L'astronomia ci fa contemplare gli orizzonti sconfinati dell'universo e suscita in noi le domande: da dove veniamo? Dove andiamo? Chiedo a lei, dottor Nespoli, alla luce delle sue esperienze nello spazio, qual è il suo pensiero sul posto dell'uomo nell'universo? Santo Padre, questa è una domanda complessa. Io mi sento una persona tecnica, un ingegnere, mi trovo a mio agio tra le macchine, tra gli esperimenti, ma quando si parla di queste cose molto più interne, da dove veniamo, rimango anch'io perplesso. È un discorso molto delicato. Penso che il nostro obiettivo qua è quello di conoscere la nostra
il nostro essere è quello per riempire la conoscenza, capire quello che ci sta attorno. E tra l'altro è una cosa interessante, perché con più conosciamo, con più ci rendiamo conto di conoscere poco. E mi piacerebbe tanto che persone come lei, non solo ingegneri, non solo fisici, persone come lei, teologi, filosofi, poeti, scrittori, possono venire qua nello spazio, e questo sarà sicuramente in futuro. Mi piacerebbe che venissero qua per esplorare che cosa vuol dire avere un essere umano nello spazio. È vero quello che lei dice, ma in questa sala da cui vi sto parlando si trova, come vedete, un arazzo artistico ispirato al celebre verso con cui Dante conclude la Divina Commedia, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Vi chiedo, che senso ha per voi, che siete tutti ingegneri e astronauti, come lei ha detto bene, no? Che senso ha per voi chiamare amore la forza che muove l'universo? Santo Padre, vorrei, il mio collega russo Alexander Mizurkin, vorrei lasciargli la parola, si rivolgerà a lei in russo. Спасибо, Павел. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Это очень важный вопрос, и, безусловно, гораздо важнее было бы узнать, что вы думаете об этом для нас и для всех. Но если вы спрашиваете меня, простого человека, я могу рассказать, что здесь, в свое свободное время, я слушаю аудиокниги, и одна из них, «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери написал которую. И самый лучший пример, что такое любовь, показан, наверное, в этой книге, потому что маленький мальчик был готов отдать свою жизнь для того, чтобы вернуться, защитить, оберегать и любить свой единственный цветок, самого близкого для себя создания. Вот это и есть любовь в моем понимании. Спасибо. Santo Padre, spero che non l'abbiamo sorpresa con il russo. Lei ha la capacità di avere una traduzione lì, o lo dobbiamo sintetizzare noi velocemente? Meglio è sintetizzare velocemente. Il collega Alexander ha fatto una risposta molto bella in russo, che io adesso tradurrò un pochettino così velocemente. Fa riferimento a un libro che sta leggendo in questi giorni qua sopra per riflettere, Il piccolo principe di Saint-Exupéry, e fa riferimento alla storia del ragazzo che dà volentieri o darebbe volentieri la propria vita per tornare e salvare piante e animali sulla terra. Gave his love to come to just die to come back to his planet and e sostanzialmente l'amore è quella forza che ti dà la capacità di dare la tua vita per qualcun altro. Mi piace quella risposta, è vero. Senza amore non è possibile dare la propria vita per alcun altro. Quello è vero. Si vede che lei ha capito quel messaggio che tanto poeticamente spiega Saint-Exupéry, e che voi russi avete nel sangue, nella vostra tradizione tanto umanistica e tanto religiosa. È bello questo, grazie.
Che cosa? Questa è una curiosità. Dicono che solo le donne sono curiose, ma anche noi uomini siamo curiosi, no? Che cosa vi ha motivato a diventare astronauti? Che cosa maggiormente vi dà gioia nel tempo che passate nella stazione spaziale? È così. E Santo Padre, lascerei il microfono a due colleghi, il collega russo Sergei Ryazansky e il collega americano Randy Bresnik. Your Holiness, we are representing here different countries, different people of our planet. And each of us has its own story, its own way to become cosmonaut or astronaut, and its own history. My story started with my grandfather, who was main chief engineer and participated in the first man-built satellite, Sputnik. And for me, it's a great honor to continue what he was doing to fulfill his dreams, because space flights is future of all humanity. And space flight is always frontier for new technologies, new science, and new approaches. E Sergei ha detto che la sua ispirazione è stato suo nonno. Suo nonno è stato uno dei primi pionieri dello